Per quanto riguarda la questione dei canoni speciali RAI, la Lega Nord non molla la presa e vuole chiarificazioni da parte della RAI? Beh sì, noi prima di tutto dobbiamo dire a chi ci ascolta che non deve essere pagato, nel senso che già 2 anni fa la RAI ci ha provato, ha mandato queste lettere che sembrano delle vere e proprie ingiunzioni al pagamento a commercianti, liberi professionisti, artigiani, imprenditori, cercando di pescare nel mazzo, nel mucchio. Loro mandano una lettera e c'è chi magari distrattamente ci casca, non legge bene né la lettera né tantomeno sa la norma, e quindi corre in posta, paga e si lega per tutta la vita alla RAI. Stiamo parlando di cifre importanti, perché non è il solo canone da poche centinaia di euro, ma stiamo parlando di alcune centinaia di euro, si va dai 200 ai 400, addirittura in alcuni casi oltre 1000 euro. Quindi è il momento di fare chiarezza, noi chiediamo che la RAI venga in commissione di vigilanza, pretendiamo che chieda scusa e che soprattutto spieghi a chi, ai malcapitati che oggi hanno ricevuto questa lettera, che non è assolutamente il caso di pagare, anzi che il canone va corrisposto solo quando il persona computer o comunque qualsiasi apparecchio elettronico con un video viene utilizzato come televisore, e i nostri liberi professionisti, i nostri imprenditori, i nostri artigiani non usano il personal computer per guardare la televisione, ma lo usano per lavorare.